Ci siamo. Buonasera a tutti. Gianni, buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo qui con noi il professore Padulo. Buonasera a tutti. A lei, professore. Sì, tanto grazie per l'invito e voglio annunciare che la mia presenza è in via del, come dire, organizzata all'ultimo last second per un problema tecnico del professor Oliva, quindi io mi sono offerto gentilmente, insomma, di sostenere questa piccola presentazione e soprattutto grazie all'ISMULT che sostiene vivamente diciamo la società e soprattutto questi contributi che hanno permesso un po' a tutti da casa di poter aggiornarsi e anche incuriosirsi su alcuni argomenti che poi sono stati trattati, insomma, durante soprattutto l'ultimo semestre. Oggi è la 26ª diretta e ci sarà un argomento molto interessante che è legato soprattutto a un topic, hot topic, diciamo, in quanto riguarda soprattutto aspetti che relativamente sia la forza muscolare, gli infortuni e soprattutto gli sportivi per la maggior parte, insomma, delle utenze coinvolte. Il titolo è Allenamento eccentrico per la prevenzione degli infortuni da stiramento. A presentarlo c'è il dottor Giuseppe Coratella, che è un nostro collaboratore qui dell'Università di Milano, dove lavoriamo nello stesso dipartimento e che ci parlerà, insomma, di questo argomento. Voglio anche dire che comunque è attualmente docente di teoria e metodologia dell'allenamento, sempre presso l'Università degli Studi di Milano, e in precedenza è stato anche lecturer presso l'Università di Borgogna in Francia e si occupa da diversi anni di forza nei suoi vari aspetti e della sua applicazione negli sport di squadra. Beh, penso di aver presentato dignitosamente, soprattutto adesso la curiosità a voi followers e soprattutto queste dirette per cogliere gli elementi interessanti e spunti che offrirà il dottor Coratella. Prego. Allora, intanto buonasera a tutti. Mi preme ringraziare innanzitutto la ISMULT per aver organizzato questa live nella persona del professor Oliva e anche della collega Palumbo che comunque ci ha dato una mano per l'organizzazione pratica. Ringrazio anche il professor Padulo per avermi presentato. Oggi parleremo un pochettino di quello che è sì, l'ha definito un hot topic, cioè la prevenzione degli infortuni attraverso quello che è un allenamento eccentrico. È una particolare metodologia di allenamento che sembrerebbe essere efficace in una parte di prevenzione degli infortuni, soprattutto gli infortuni da stiramento. Mi confermate che vedete lo schermo? Sì, Perfetto. Ok, allora, per prima cosa, con il tuo. e farei i saluti a nome del professor Oliva. A lei, Ok. dottor. Grazie. Cominciamo innanzitutto a capire un po' che cos'è la contrazione eccentrica e che cosa la distingue dalla contrazione concentrica. Essenzialmente noi eseguiamo una contrazione eccentrica ogni qualvolta che la forza che estrinsechiamo in quel momento è inferiore al carico esterno che ci troviamo nello stesso istante. Quindi dal punto di vista della immagine a sinistra, laddove la forza dei nostri flessori del gomito fosse inferiore al peso esterno più l'avambraccio, il carico esterno più l'avambraccio, avremmo una contrazione eccentrica, ovviamente al contrario, una contrazione concentrica. Per quanto riguarda invece la definizione attraverso la curva forza-velocità, la contrazione eccentrica è quel ramo che si trova a velocità negativa e questo grafico ci dice una cosa abbastanza interessante. Cioè che i livelli di forza della contrazione eccentrica sono decisamente più elevati sia di quelli espressi, esprimibili durante una contrazione isometrica, sia di quelli che avremmo durante una contrazione concentrica.
caratterizziamo meglio la contrazione eccentrica per ciò che avviene durante la contrazione stessa. La cosa interessante che la differenzia dalla contrazione concentrica è che in questa modalità noi abbiamo la capacità di esprimere più forza, l'abbiamo visto anche nel grafico, ma ha un'attivazione elettromiografica inferiore, cioè esprimiamo più forza ma lavora meno muscolo simultaneamente. Sono tanti i meccanismi che sono alla base di questa differenza, non è nostro interesse vederli adesso, ma il risultato di questi meccanismi è quello che vedete nel grafico. Più forza e minor attivazione elettromiografica uguale, se vogliamo, più efficienza. La cosa simpatica, una delle altre cose che differenzia la contrazione eccentrica da quella concentrica, è come il sistema nervoso centrale, il nostro cervello, pianifica l'azione. Ora, vedendo queste due immagini, il triangolino nero è l'inizio del movimento. Noi dobbiamo immaginare di leggere queste due coppie di immagini da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, quindi un po' al contrario di come la leggeremmo normalmente. Partendo quindi dall'angolino in basso a destra, dove abbiamo l'inizio del movimento, vedete come in una contrazione eccentrica la pianificazione del movimento avviene prima rispetto a una contrazione concentrica. Dovete andare a ritroso in questo modo e qui vedete che già l'inizio dell'attivazione elettromiografica avviene prima e soprattutto la pianificazione a livello corticale è ancora precedente rispetto a quello che avremmo avuto se avessimo fatto una contrazione concentrica. Quindi effettivamente non sono proprio identico l'uno allo specchio dell'altro, ci sono parecchie differenze anche intrinseche. Ma di cosa il nostro cervello ha paura essenzialmente di questa contrazione eccentrica? Quindi riassumiamo un attimo: abbiamo una forza maggiore, abbiamo una minore attivazione muscolare, abbiamo una maggiore efficienza e abbiamo una maggiore attivazione centrale. Ma che cosa teme il nostro cervello? Perché ci si organizza diversamente rispetto al solito? Quello che teme il nostro cervello, e lo vediamo adesso, è un qualcosa che si chiama exercise induced muscle damage, danno muscolare indotto da esercizio. È nella fattispecie da esercizio eccentrico. Nell'immagine a destra abbiamo un muscolo come dovrebbe essere, si vedono molto bene i sarcomeri allineati in serie e in parallelo che di fatto formano il tessuto muscolare intatto. Quando invece subiamo un danno meccanico perché i sarcomeri mentre eseguiamo una contrazione eccentrica si allungano e questo allungamento può portare alla rottura, vedete come siano letteralmente incasinati i sarcomeri dopo un esercizio di forza, un allenamento di forza con un focus eccentrico. Vedete che non c'è più la linearità, è in serie e in parallelo, viene completamente perduta. Questo danno muscolare l'organismo, il cervello lo percepisce come un problema e ovviamente vorrebbe evitarlo, motivo per il quale abbiamo anche un ulteriore rinforzo del controllo centrale. Ma e cosa accade durante questo danno muscolare? Allora, mettiamola così. Noi eseguiamo un allenamento, abbiamo un danno muscolare e nei giorni successivi all'allenamento, quindi parliamo di giorni, nei giorni successivi abbiamo tutta una serie di indicatori che ci può dire come sta andando il recupero. Questo recupero non è altro che la fase di risalita, discesa e risalita, di quello che è chiamata la curva di supercompensazione, cioè quello che è alla base di qualsiasi miglioramento di adattamento dovuto all'esercizio, all'allenamento in generale. Allora, tra i tanti parametri che vediamo, la forza, un aumento delle proteine nel sangue, il ROM passivo, una diversa
intensità, l'immagine ecografica, un gonfiore muscolare e abbiamo anche uno shift a destra dell'angolo di picco, c'è uno che conosciamo parecchio bene e che viene molto spesso frainteso. Allora, che sono i dolori muscolari postumi, delayed onset of muscle soreness, che chiamiamo di solito DOMS. Questi DOMS sono innanzitutto una parte del fenomeno danno muscolare, non sono il fenomeno, ma sono una parte del fenomeno. Siamo nel 2020 e fortunatamente spero per tutti che abbiamo chiaro in testa che i DOMS non possono essere dovuti alla presenza di acido lattico. Non possono essere dovuti perché l'acido lattico viene smaltito in un periodo molto breve dopo l'allenamento e in ogni caso quello che noi, l'allenamento classico che noi conduciamo di forza non stimola una così grande quantità di acido lattico tale da richiedere un chissà quali lavori al nostro sistema tampone. Quindi quello che invece è davvero è una stimolazione dei nocicettori, è una sollecitazione della matrice extracellulare che circonda i sarcomeri, che è la cellula muscolare, che di base è un'armatura del sarcomero, perché dà parecchio più resistenza alla forza rispetto al non avesso. Ecco. La cosa simpatica di questi DOMS è che sono misurabili. Cioè noi abbiamo la possibilità di comprendere oggettivamente come sta andando il recupero attraverso una scala che si chiama Visual Analogic Scale. Questa scala è molto semplice da utilizzo, magari la conoscete già. Servono 10 centimetri o 100 mm, a seconda di come la vogliamo vedere. A destra ci piazziamo nessun dolore, e a sinistra e a destra ci piazziamo il massimo dolore possibile. Quando noi effettuiamo una pressione sul muscolo del soggetto interessato, chiediamo al soggetto la seguente domanda: quanto dolore stai provando in questo momento? E il soggetto, per esempio, segnerà qui, oppure segnerà qui, la propria sensazione di dolore. Una volta che il soggetto l'ha segnata, noi non dobbiamo fare altro che, con un righello, misurare la distanza dal punto di intersezione allo zero e otterremo un valore che va da 0 a 10 o da 0 a 100 a seconda della scala che abbiamo fatto. Ovviamente alcuni punti sono essenziali, la pressione va standardizzata, non possiamo una volta premere X e un'altra volta premere Y. Questo va familiarizzato con la procedura e soprattutto va familiarizzato con la sensazione di dolore, che è differente dalla sensazione di fastidio, perché io quando premo su un muscolo ovviamente ho fastidio, ma il dolore è diverso, e deve essere abituato a essere sincero e non diplomatico, cioè innanzitutto non deve mentire, cioè ci deve dire davvero la sua sensazione di dolore, e secondo, non deve mediare verso il centro, non deve dire vabbè, ma adesso se dico che non ne ho per niente, questo qua chissà come la pensa. Deve essere in grado di essere sincero. Tutto questo, se fatto in un certo modo, ci può dare un'indicazione del recupero, specialmente dopo un allenamento intenso, magari con un focus eccentrico. La cosa più importante che dobbiamo fare è, qualora decidessimo di fare questo tipo di allenamento, prendere prima questi dati, cioè dobbiamo avere un fondo scala che è soggettivo, perché la mia capacità di interpretazione del dolore è differente dalla vostra. Quindi dobbiamo semplicemente avere una misurazione di base e poi rispetto a questa possiamo fare le dovute differenze. Vi faccio un esempio di ciò che accade e di quanto dura ciò che accade post allenamento. Per esempio, dato il calo della forza, dato zero quello che è il baseline, quindi diciamo non c'è calo, immediatamente dopo l'esercizio, per esempio prendiamo i pallini bianchi, immediatamente dopo l'esercizio abbiamo un calo della forza che è in circa del 30%. Ma è questo, va bene, è chiaramente dovuto alla fatica, perché siamo stancati.
Ma ciò che accade invece dopo è singolare, perché dopo due giorni il calo della forza è ancora maggiore, cioè noi siamo meno forti dopo due giorni rispetto a immediatamente dopo un allenamento di forza. Questo è ovviamente strano, e chiaramente non c'entra nulla con l'acido lattico, ma è uno dei segnali del recupero che non è ancora avvenuto post allenamento. Prendiamo invece il dolore muscolare, quello che abbiamo misurato tramite i DOMS, sempre pallini bianchi, qui vedete come è importante prenderlo all'inizio e poi un po' alla volta, dopo un giorno questo dolore comincia a salire, il dolore percepito sale e continua a essere ancora molto alto dopo 4 giorni dall'allenamento. Come vedete, come ci sia una cinetica del dolore, anche della perdita di forza, molto pronunciata. Tutto questo serve a capire come stiamo procedendo verso il recupero, specialmente se abbiamo fatto un allenamento eccentrico. Quindi, dopo stabilito questa cosa qui del recupero che dura tanti giorni, andiamo verso una cosa che favorisce il recupero e si chiama repeated bout effect, cioè l'effetto del secondo allenamento. L'effetto del secondo allenamento, che ha una serie di meccanismi neurali, meccanici, cellulari, infiammatori, come descritto meglio in questa slide. E in pratica che cosa ci dice questo repeated bout effect? Il repeated bout effect ci dice una cosa importante: se per recuperare dopo un allenamento eccentrico abbiamo bisogno di un determinato quantitativo di tempo, giorni di solito, o magari anche una settimana, dopo che la seconda volta ripetiamo questo allenamento, bene, lo stesso allenamento, il recupero è decisamente più rapido. Quindi non abbiamo bisogno di tutto quel tempo per poter riallenare il nostro soggetto in modo abbastanza impegnativo. Il repeated bout effect lo spieghiamo attraverso davvero tanti meccanismi, nessuno sembra prevalere nettamente sull'altro, ma è un insieme di concause che possono verificarsi da un adattamento tendineo a un rimodellamento della matrice extracellulare, a un rimodellamento del sistema di reclutamento dell'unità motoria, a un'aumentata attività pro-infiammatoria, perché un'aumentata attività pro-infiammatoria facilita il recupero. Vediamo un attimo un esempio di quello che succede con il repeated bout effect. Allora, pallini neri, questo è il calo della forza, pallini neri, ciò che è accaduto dopo il primo allenamento, vedete come 3 giorni dopo l'allenamento la forza sia comunque molto bassa, più bassa rispetto al precedente, e vedete invece come a distanza di 3 settimane dopo il primo allenamento si ripete il secondo allenamento e abbiamo la possibilità di recuperare molto più velocemente. Dopo 48 ore abbiamo già recuperato. Idem per quanto riguarda il dolore, i DOMS, vedete come pallini neri, questo duri molto di più e dopo 4 giorni sia ancora presente post allenamento, post primo allenamento, post secondo allenamento, dopo 3 giorni abbiamo recuperato. Che cosa è successo tra primo e secondo allenamento? Niente. I soggetti non si sono allenati. I soggetti non hanno fatto la loro vita, ma non si allenavano. Perché la bellezza di tutto questo è anche la durata del repeated bout effect. Dopo vedremo come tutto questo ci tornerà utile per la prevenzione dell'infortunio. La cosa interessante del repeated bout effect è anche un po' come poter maneggiare questo fenomeno. La regola semplice vuole: maggiore il danno muscolare indotto la prima volta, maggiore il repeated bout effect. Ok, ma che succede se non possiamo indurre un enorme danno muscolare? Mica possiamo sempre spaccare i muscoli degli altri. Cioè, a un certo momento noi ci interessa lavorare, allenare o comunque rinforzare quei muscoli in un dato modo, ma non possiamo sempre permetterci un periodo di non allenamento. E allora questo repeated bout effect è efficace non solo quando il danno muscolare è pronunciato, ma anche quando eseguiamo delle ripetizioni col 10% dell'1RM,
10% dell'1RM è un peso ridicolo, è un carico ridicolo. Quando noi eseguiamo delle ripetizioni eccentriche con questo carico, pur essendo il carico molto basso e pur essendo il danno muscolare indotto bassissimo, riusciamo a ottenere una protezione successiva e una velocizzazione del recupero, laddove poi l'allenamento, quello strong, venisse fatto dopo tipo una settimana. Non solo, bastano solo 12 ripetizioni fatte al massimo, basta un allenamento a muscolo corto che non provoca tanto danno muscolare, o a velocità lenta come sopra, l'unità muscolo-tendinea, quella intatta. Questo è il luogo tipico dove avviene uno stiramento, cioè un qualcosa che non quadra più e tac, il muscolo viene quasi tagliato. Qui invece vediamo una serie di sarcomi di serie parallele, e qui vediamo come la storia si complichi, ma non lo fa solo su un punto, ma lo fa sistemicamente quando parliamo di danno muscolare. Bene, adesso che abbiamo capito un pochettino le caratteristiche dell'allenamento eccentrico e come anche poterne monitorare il recupero, che è fondamentale, dobbiamo fare un'altra premessa. Dobbiamo aggiungere il concetto di architettura muscolare. L'architettura muscolare è un qualcosa misurata ecograficamente che ha essenzialmente tre parametri. Il parametro di spessore del muscolo, che dalla pneurosi superficiale va a quello profondo, l'angolo di pennazione, che è l'angolo con cui i fascicoli muscolari si inseriscono nella pneurosi, tendineo profonda o superficiale, che vi si voglia, e la lunghezza del fascicolo. La lunghezza del fascicolo è dato nella partenza di un fascicolo, l'attacco di un fascicolo a una pneurosi, una delle due, si va a prendere fin dove questo fascicolo viene riattaccato nell'altra avvenirosi. L'architettura muscolare non è solo qualcosa di bello a vedersi, ma è anche qualcosa che influenza la funzione del muscolo. Nella fattispecie, l'allungamento del fascicolo aumenta la velocità di contrazione, il range di movimento e soprattutto sposta a destra il concetto di peak angle. Adesso vediamo meglio, cioè sposta a destra la lunghezza muscolare alla quale si esprime la massima forza, mentre invece l'angolo di pennazione e lo spessore del muscolo sono, diciamo, fattori che danno un'aumentata forza, specialmente per la sua per l'aumento della sezione trasversa fisiologica, e entrambi i fattori possono aumentare lo spessore del muscolo. Allora, vediamo un po' il concetto di angolo di picco. Noi conosciamo molto bene la curva tensione-lunghezza. La curva tensione-lunghezza ci dice che abbiamo due punti in cui la forza è più o meno nulla, sono muscolo totalmente sarcomero, totalmente accorciato e totalmente allungato, e poi abbiamo un range di lunghezza alla quale esprimiamo una grande forza. Ora, immaginiamo adesso, al posto di avere tensione e lunghezza, torque è quello che abbiamo al posto della tensione, e l'angolo articolare al posto della lunghezza, perché ovviamente al posto, cioè ad ogni lunghezza muscolare corrisponde un angolo articolare. Noi siamo leve, ci muoviamo con questo. Quindi entriamo nella testa del peak angle piuttosto invece di della tensione in lunghezza. Cosa fa l'allenamento a lungo termine? Beh, innanzitutto sembra favorire, come vediamo da questa meta-analisi abbastanza importante, sembra favorire la forza totale del muscolo. Cioè la forza totale del muscolo intesa come capacità di stimolare sia la forza eccentrica che quella isometrica che quella concentrica, tutto questo sembra maggiore dopo un allenamento eccentrico rispetto a un allenamento su base concentrica. Quindi questo è abbastanza importante, perché oltre alla specificità che ogni tipo di contrazione ha verso la modalità di forza che si preferisce testare, sembrerebbe che l'allenamento eccentrico abbia anche una capacità di transfer, laddove non, la forza non venga testata,
nella stessa modalità. Quindi questa è una cosa molto importante. Sì, aumenta anche, ha un vantaggio rispetto all'allenamento concentrico, un vantaggio minimo, ma sembra esserci, per quanto riguarda la struttura ipertrofica del muscolo, quindi il muscolo non solo diventa più forte, ma sembrerebbe anche aumentare un po' di più la risposta ipertrofica. Ma soprattutto, quello che fa la differenza davvero quando utilizziamo un allenamento eccentrico non è tanto la differenza di volume muscolare o di forza, perché in questo caso, per esempio, c'erano una cosa simile sia di volume muscolare che di forza. L'uno è la base, se sono quando superano l'uno, i soggetti hanno migliorato rispetto al pre-training. Ma quella cosa veramente tipica è come influenzano l'architettura muscolare. E mentre la lunghezza dei fascicoli sembra un appannaggio dell'allenamento eccentrico, l'angolo di pennazione sembra un appannaggio dell'allenamento concentrico. Quindi, in sostanza, l'allenamento eccentrico, al netto degli ipotetici vantaggi di forza e di ipertrofia, ha una cosa che l'allenamento concentrico solitamente non è, cioè stimola l'allungamento dei fascicoli. Che cosa vuol dire stimolare l'allungamento dei fascicoli? Vuol dire che nel grafico angolo TOC, se questo era quello che avevamo prima, prima quando facevamo un test isocinetico in contrazione, vediamo che invece dopo allenamento eccentrico non è tanto la forza che aumenta, ok, io l'ho voluta fare uguale perché anche gli altri tipi di allenamento aumentano la forza, ma quello che ci interessa è che l'angolo di picco viene spostato a destra, viene spostato nella direzione di un muscolo più lungo. Quindi a parità di lunghezza vuol dire che siamo in grado di esprimere più forza, soprattutto lunghezza lunga, siamo in grado di esprimere più forza e di conseguenza siamo in grado di resistere molto di più a un allungamento forzato. L'allungamento forzato è quello che causa la rottura del muscolo, tanto per intenderci. Quindi cominciamo a capire questa storia che l'allenamento eccentrico ci favorisce verso questo aspetto. Quindi, ricapitoliamo, l'allenamento eccentrico aumenta la forza totale, la massa muscolare, non causa alterazione dell'angolo di pennazione, ma aumentando la lunghezza dei fascicoli sposta a destra l'angolo di picco. Questa è una cosa molto molto importante. Arriviamo al punto chiave. Uno degli infortuni tipici che abbiamo soprattutto in chi fa sport di corpo, sprint, running, che sia di quadro, ovviamente, tanto è lo stiramento degli hamstrings. Ora, da questa immagine noi capiamo molto facilmente come hamstrings e quadricipite siano antagonisti l'uno dell'altro. Nel momento in cui il quadricipite esprime forza flettendo la coscia e estendendo il ginocchio, ovviamente gli hamstrings sono assolutamente allungati in una situazione di questo tipo. E viceversa. Qual è il problema principale? Il problema principale è che il quadricipite è molto più forte degli hamstrings, perché anche gli hamstrings nella loro fase concentrica stirano il quadricipite, ma la capacità del quadricipite di resistere attivamente alla contrazione degli hamstrings è molto maggiore rispetto a quella degli hamstrings di resistere attivamente alla contrazione del quadricipite. Per questo motivo abbiamo un qualcosa che si chiama hamstrings to quadriceps ratio, cioè misurato isocineticamente, in questo caso è uno studio a due velocità angolari, vediamo a sinistra come idealmente il functional ratio. Il functional ratio consiste nel testare gli hamstrings in modalità eccentrica e il quadricipite in modalità concentrica. Questo perché mentre il quadricipite
esprime forza concentricamente, gli hamstrings devono resistere attivamente a questo, quindi devono allungarsi attivamente ma senza rompersi. Perciò idealmente una cosa del genere dovrebbe essere uguale ad 1. E vedete che già questa storia cambia. È interessante vedere che il rapporto assoluto tra hamstring e quadricipiti a velocità basse è molto più favorevole al quadricipite, perché gli hamstring hanno una connotazione tale, una connotazione strutturale, perché hanno minor angolo di pennazione e fascicoli più lunghi, e soprattutto una connotazione morfologica, perché sono costruiti, sono fatti di con una prevalenza maggiore di fibre rapide rispetto al quadricipite. Vedete come tutto questo sia a favore degli hamstring a velocità elevata. Ma qual è il problema? Il problema è che già di per sé il quadricipite è più forte degli hamstring, ma se andiamo incontro a un fenomeno di fatica, per esempio, pensiamo a una partita di calcio, negli ultimi minuti della partita, nell'ultimo quarto d'ora della partita, bene, gli hamstring sono molto più affaticabili del quadricipite. E abbiamo un problema, perché già partivano svantaggiati, in più se questo rapporto diminuisce, il quadricipite esprimerà ancora più forza rispetto agli hamstrings, che non saranno capaci di difendersi attivamente dallo stiramento indotto dalla contrazione del quadricipite. Ma questo è il meno. E il problema principale, che è stato visto per la prima volta in questo studio, il problema principale è quello che accade all'angolo di picco, perché all'angolo di picco del quadricipite non accade nulla, ma all'angolo di picco degli hamstrings questo viene spostato verso sinistra, cioè viene spostato a una condizione di lunghezza muscolare più corta, il che vuol dire che quando arriviamo a una lunghezza muscolare lunga, cioè quando il quadricipite si sta trasferendo al massimo la sua contrazione, di fatto siamo molto più vulnerabili. Questo è quello che abbiamo prima, la forza del quadricipite, la curva forza angolo del quadricipite. A sinistra andiamo verso il ginocchio flesso e a destra verso il ginocchio flesso. Quadricipite e hamstring. Che succede quando abbiamo un affaticamento, cioè di fatto quando corriamo? Pensiamo un attimo a quante volte gli infortuni avvengono alla fine, perché ci troviamo esattamente in queste condizioni qui. Quello che abbiamo è che già eravamo più già il quadricipite era più forte degli hamstrings, già gli hamstrings hanno un calo della forza maggiore rispetto a quello del quadricipite, in più abbiamo uno spostamento a sinistra solo degli hamstrings per quanto riguarda l'angolo di picco, cioè di nuovo gli hamstrings esprimono forza a ginocchio più flesso e sanno esprimere meno forza a ginocchio più esteso, proprio quando sono più vulnerabili. Ma in come l'allenamento eccentrico interviene? L'allenamento eccentrico interviene spostando a destra l'angolo di picco, questo grazie all'allungamento dei fascicoli, e aumentando la forza. Quindi conviene utilizzare l'allenamento eccentrico? Certo che conviene utilizzarlo, soprattutto in alcuni casi, in alcuni distretti muscolari, dove si ha un forte interesse ad diminuire il rischio di lesioni da overstretching, da stiramento e da incapacità di quel muscolo di gestire lo stiramento attivo uguale contrazione eccentrica. Quali sono gli esercizi che possiamo scegliere per rinforzare gli hamstrings in questo caso? Uno studio molto bello, ne ha visti parecchi dal punto di vista dell'attivazione muscolare, ne segnaliamo alcuni, uno molto famoso per esempio è il Nordic Hamstrings, che è questo in basso a destra, possono esserci le iperestensioni su panca, possono esserci gli hip lunge e tanti altri esercizi, che ho gli stacchi romeni, o gli swing con le chetebre o con qualsiasi altro sovraccarico. Tutti questi esercizi hanno un'attivazione degli hamstrings abbastanza specifica,
oltre che la classica leg curl, per esempio, o il raso, hanno un'attivazione degli hamstrings abbastanza specifica e soprattutto molti di loro hanno un'attivazione degli hamstrings specialmente nella fase eccentrica dell'esercizio. Quindi abbiamo a disposizione una serie di esercizi che possono contrastare il rischio, l'aumentato rischio di stiramento, specialmente quando ci induciamo in un contesto di fatica. Le cose più importanti le vediamo qui. Loro, gli autori, mettono in mostra le differenze che ci sono sia dal punto di vista degli hamstrings mediali, sia dal punto di vista del bicipite femorale, quindi dal punto di vista di semimembranoso, semitendinoso e bicipite femorale, come ogni esercizio va a prendere specificamente se più o il bicipite femorale oppure se più gli altri, e fa vedere come è interessante gli esercizi che prevedono un'estensione dell'anca sembrano essere più utili del nodic hamstrings per quanto riguarda il bicipite femorale. Quindi questa è una cosa abbastanza interessante. Ma in ogni caso, comunque, sono tutti esercizi che sono utili alla causa. Mettiamo insieme i pezzi, siamo arrivati alla fine. Mettiamo insieme i pezzi. Erano tanti, non era facile, diciamo, dato il tempo di produzione, ma proviamo a riassumere. Allora, la prima cosa da fare è come utilizzare l'allenamento eccentrico nella prevenzione di infortuni. Abbiamo visto che l'allenamento eccentrico a lungo termine dà questo effetto. Il problema è ciò che accade a breve termine. Il problema è che, siccome per recuperare da un allenamento eccentrico, da un singolo allenamento eccentrico, ci vuole tempo, la prima cosa che dobbiamo fare è dobbiamo dosarlo, perché altrimenti rischiamo di spaccare qualcuno perché non ha recuperato. Quindi la prima cosa importante è che dobbiamo dosare le sedute di allenamento eccentrico, e lo facciamo preferibilmente in pre-season, lontano dalle competizioni, dove possiamo gestire maggiormente i tempi di recupero. Per comprendere i tempi di recupero possiamo utilizzare tanti indicatori, il più semplice dei quali è misurare i DOMS. I DOMS, abbiamo visto, il dolore muscolare, è molto facile, molto economico e abbastanza rispondente dal punto di vista della misurazione, che ci dà la possibilità di comprendere come sta andando il recupero e quando poter riallenare. Possiamo sfruttare l'idea del repeated bout effect, cioè dato all'inizio una prima sessione lontana da tutto, poi sappiamo che le sessioni successive hanno un tempo di recupero decisamente più rapido. Questo tempo di recupero magari proviamo sempre a monitorarlo. E richiamando sistematicamente, abbiamo capito che abbiamo una protezione duratura, richiamandolo sistematicamente 1/2 volte al mese, se non abbiamo la possibilità di farlo più continuativamente, questo ci può dare la possibilità di stimolare correttamente a lungo termine, che consistono specialmente nell'allungamento dei fascicoli e specialmente nel spostamento a destra dell'angolo di picco verso lunghezze muscolari maggiori, che dovrebbero darci una protezione più importante verso quello che è un rischio molto alto di stiramento, laddove due muscoli molto distanti da loro come equilibrio di forza hanno sempre la loro azione. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui, spero qualcosa sia arrivato. Io sono pronti per le domande, qualora ce ne fossero, dovremmo essere finiti. Bene, grazie per questa interessante presentazione, molto diretta e molto interessante, perché insomma è toccato tutti i punti e soprattutto aggiornatissimo della letteratura attuale, quindi hai fornito anche degli spunti per chi poi ovviamente ci segue, insomma, anche per affrontare questo topic, che quindi secondo me una delle prime cose importanti è forse quella proprio di valutare questo rapporto tra quadricipite e bicipite, no? Giusto. Femorale sicuramente può essere il primo indicatore per poi, ecco, già orientarsi a proporre questo tipo di allenamento, che secondo me
è molto interessante e quindi è sicuramente una cosa utile e poi oltretutto insomma non è che richiede una particolare macchina o quindi un investimento molto elevato tale da poter realizzare. Quindi come vedete l'idea è sempre la cosa centrale in queste cose, quindi non chiedetevi, soprattutto cercate di incuriosirvi e sperimentare ovviamente con cautela. Qui cerchiamo di dare, di fornirvi insomma gli elementi basati su l'evidence based medicine e quindi ovviamente cercando di garantirvi che di poter fare queste attività e proporle in maniera sicura e soprattutto con una garanzia sugli effetti. Vedo molti partecipanti, non so se ci sono delle domande specifiche da parte dei partecipanti. Faccio io un commento, nel frattempo magari diamo qualche spunto. Faccio io un commento anche perché per l'audience che abbiamo. Allora, quello che è importante, avete capito, il monitoraggio del recupero è molto importante perché ci aiuta a non demonizzare l'allenamento eccentrico. L'allenamento eccentrico sembra essere sempre quel qualcosa che non si può fare perché si fa male e poi non ci muoviamo più. Vero, ma in parte, avete visto come il repeated bout effect di fatto stronca un pochettino questa paura. E in ogni caso vada a mitigare quello che poi è il tempo di recupero e il danno muscolare indotto. Un'altra questione importante è che questa cosa qui va bene sia a livello sportivo, sia a livello fisioterapico, di riabilitazione. Una delle cose importanti che si tende a fare, lo sapete meglio di me, è il far recuperare tutto il ramo articolare e soprattutto l'espressione della forza nell'intero ramo articolare post infortunio. L'allenamento eccentrico si presta molto bene a questo perché non abbiamo bisogno di carichi troppo elevati, ma riusciamo a stimolare il muscolo in tanti pezzi della curva tensione lunghezza, se volete, della curva torque angolo, per andare a recuperare non solo la mobilità, ma anche la capacità di resistere in un punto spaziale che coincida a una lunghezza molto delicata. Quindi, ecco, questa è una cosa che vorrei notaste per quanto riguarda una peculiarità dell'allenamento eccentrico. La seconda cosa che volevo farvi notare, e non, purtroppo non potevo dirlo, ma cioè, nel senso ho dovuto scegliere cosa dire, l'altra cosa importante era l'allenamento eccentrico sembra dare vantaggi anche per la struttura tendinea. Ci vorrebbe un altro seminario a parte, però diciamo prendetelo per buono quello che vi sto dicendo, fidatevi, c'è una meta-analisi a riguardo, e quindi non solo a livello muscolare ma anche del complesso dell'intero complesso muscolo tendineo. Questa è una cosa importante perché in fase anche riabilitativa, non solo preventiva, ma in fase anche riabilitativa, io davvero non vedo ragione per evitare l'allenamento eccentrico manco fosse posseduto dal demonio. Nel senso, abbiamo modi per capire e gestirlo al meglio, con le sue caratteristiche, se vogliamo, negative, soprattutto acute, e positive, soprattutto croniche. Beh, se vogliamo, mi fa un assist perfetto perché appunto io sono una fisioterapista, qui abbiamo tanti studenti di fisioterapia che ci seguono e parlare di allenamento insomma eccentrico e nello specifico per quanto riguarda noi riabilitatori di riabilitazione con l'utilizzo di esercizio terapeutico in modalità eccentrica è sicuramente molto importante per tutte quelle che possono essere delle patologie ortopediche che inevitabilmente comunque necessitano di una rieducazione che porti il paziente a riacquisire un controllo del movimento, non soltanto del range of motion, come diceva lei poco fa, ma anche proprio della contrazione muscolare. E la contrazione muscolare non è soltanto concentrica, ma anche eccentrica, per cui ci vuole è essenziale il controllo della
del movimento, della forza, sia in concentrica che in eccentrica. E siccome l'eccentrica, lei ci insegna, è comunque il tipo di contrazione in cui maggiormente si rischia un danno muscolare, è inevitabile dover passare per la rieducazione della contrazione eccentrica per fare appunto un lavoro positivo e costruttivo con il paziente, che poi, come nel caso dei pazienti di cui ci parlava prima, sono pazienti per sportivi. Esatto, concordo, non necessariamente devono essere solo sportivi, perché la funzionalità articolare va recuperata in chiunque. Esatto. La cosa interessante è che gli anziani sembrano preservare, cioè noi con l'invecchiamento abbiamo un calo della forza, chiunque di noi, da giovane più forte, quando invecchia sarà meno forte. Se testati in modalità concentrica, modalità eccentrica, gli anziani hanno hanno una inferiore perdita della forza eccentrica. Quindi, se vogliamo, anche in questi soggetti, in popolazioni così, noi possiamo tranquillamente farlo, tenendo presente che loro, diciamo, sono meglio disposti rispetto a una popolazione qualsiasi a sostenere un carico eccentrico, un carico relativamente alto, sottolineo relativamente, perché ovviamente dipende da chi siamo e da chi abbiamo di fronte, però in un carico relativamente alto riusciamo a gestirlo facilmente con un allenamento eccentrico, e gli anziani sembrano essere particolarmente dotati per questo. Sì, a proposito, nell'occasione, ecco, c'è uno studente, Marco Iozzino, che chiede l'allenamento eccentrico in season e poi identifica tipo il dosaggio. Probabilmente vuole sapere il dosaggio dell'allenamento eccentrico in season, quindi durante la stagione. Ok, dipende tanto dal livello della squadra, però se il livello della squadra è molto alto e ha dei carichi molto importanti, soprattutto durante l'allenamento, diciamo la routine settimanale, una sessione a settimana già è sufficiente. Tenete presente che io ho uno studio con una sessione a settimana, che comunque fa vedere dei miglioramenti in season, sia dal punto di vista della forza, sia dal punto di vista della performance. Quindi, comunque, questo si può essere utile. Poi, qualora invece il livello di allenamento globale non fosse molto alto, allora un dosaggio di almeno un paio di sessioni a settimana, non tutte le settimane, ma magari a settimane alternate, potrebbe essere fatto. Che cosa a settimana? Trattatelo un pochettino come fosse un allenamento tradizionale, quindi stiamo per esempio sulle 40-50 ripetizioni a seconda dell'esercizio. Certo, fare 50 ripetizioni di 90 hamstrings, la storia è complicata per chiunque, quindi dobbiamo immaginare, sta a noi capire quanto ciascun esercizio impatta. Fare 50 ripetizioni di leg curl è un qualcosa che tutto sommato si può fare abbastanza facilmente. Quindi, ovviamente, a seconda del tipo di esercizio, noi dobbiamo essere bravi a comprendere il dosaggio ideale. Che ovviamente non esiste il dosaggio ideale, perché se ce l'avessi io lo semplicemente brevetterei e poi starei qui a parlarvi dalle Bahamas invece che da Milano. Quindi, purtroppo, questo dosaggio ideale non esiste, sta a noi capire un pochettino come gestirlo, in base soprattutto in primis al livello dell'atleta e secondo al tipo di esercizio che andiamo a proporre. Se posso, ancora una volta, in ottica riabilitativa, quando abbiamo appunto a che fare con un paziente che deve in qualche modo recuperare prima il controllo del movimento e poi la forza, in qualche modo il numero di ripetizioni da far fare al paziente affinché l'esercizio non sia stereotipato ma generi in qualche modo apprendimento, insomma, va valutato a seconda della situazione, a seconda appunto dell'abilità cognitiva del paziente, anche dell'età, e poi ovviamente a seconda di qual è l'obiettivo. Lei faceva una bellissima differenza tra quello che può essere il paziente anziano e quello che può essere il paziente sportivo. Per l'appunto, nel caso di un paziente anziano, si fa magari un numero di ripetizioni specifico, magari ridotto inizialmente, man mano poi si implementa sempre
finalizzando il movimento a un compito, ad esempio al raggiungimento di posizioni, al mantenimento, e man mano si può implementare anche la richiesta. E quindi se prima lo si fa senza gravità, poi lo si fa contro gravità, poi contro resistenza, diciamo che man mano si implementa la capacità del paziente di migliorare la sua, il suo stato, e quindi il controllo e la forza, per poi ritornare a una quotidianità, alle attività di vita quotidiana, con una qualità di vita che comunque man mano migliora. Per poi appunto arrivare possibilmente in un paziente sportivo a ritornare a fare tutto quello che faceva prima in squadra, insomma nella sua attività sportiva agonistica anche. Quindi veramente molto, molto interessante la sua relazione, per cui la ringrazio per averci spiegato in maniera molto dettagliata tutti quelli che sono i meccanismi della forza. Grazie a voi. Bene, grazie soprattutto per aver risposto anche a, diciamo, al nostro visitatore. E bene, sono contento insomma che sia andato tutto bene. Ringrazio anche Roberta Palumbo per l'organizzazione tecnica, e quindi aspettiamo tutti al 27esimo webinar, in questo caso. Perfetto. Prossimamente, probabilmente prima di Natale, quindi attenderemo l'email dall'ISMUT. Bene, io ringrazio quindi il dottor Giuseppe Quaratella di nuovo, e ringrazio tutti, e soprattutto speriamo di rivedere presto anche il professor Oliva. Certo, ringrazio ancora una volta il dottor Quaratella e il professor Oliva per essere stato con noi anche per questa volta. Grazie a tutti voi che come sempre ci seguite, e ci vediamo alla prossima. Bene, arrivederci. Arrivederci, ciao a tutti.